aggettivo per descrivere Centro Friuli? Sono sempre molto 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 avanti con i tempi e propositivi, quello sì. Cosa è venuto a vedere oggi qui durante questo Centro Friuli Day? Principalmente Big Pad, perché per il discorso pandemia, ma anche per un discorso proprio di utilizzo aziendale, avendo più filiali, più sedi, li utilizziamo parecchio, sia come lavagne per fare delle conferenze, delle riunioni, ma anche per fare delle videochiamate con gli altri colleghi di altre filiali. Parlava di videoconferenze, come gestisce queste videoconferenze in azienda? Come programma utilizziamo Teams, perché noi abbiamo tutto Microsoft in casa, quindi tutti i nostri colleghi hanno l'account Microsoft e di conseguenza l'account di Teams, ma anche con i fornitori riusciamo a gestire il problema della videoconferenza con Teams oppure con Zoom, fondamentalmente. Cosa ne pensa del monitor interattivo? Beh, il monitor interattivo è molto interessante. L'unica cosa che vedo è un po' la difficoltà da parte di chi lo utilizza, da chi deve fare la riunione, a utilizzarlo nel completo delle sue funzionalità. Fondamentalmente si utilizza per un 10%. Qual è il servizio che apprezza maggiormente di Centro Friuli? Sicuramente la velocità. E poi riesci a capire quali sono le tue esigenze e ti propone sempre un prodotto a misura, senza proporti cose che magari non sono utili o sono troppo sovradimensionate. È soddisfatto del noleggio di Centro Friuli e perché è soddisfatto? Allora, soddisfatto sì, perché ogni volta che abbiamo avuto necessità di assistenza loro sono intervenuti subito. Siamo qui anche per questo motivo, perché Centro Friuli ci ha avvisato che con questi nuovi prodotti avremo un servizio ancora migliore. Quindi un ulteriore applauso a Zorzini, perché ci avvisa per tempo che ci sono dei prodotti migliori di quelli che attualmente abbiamo in noleggio. Quindi consiglierebbe i prodotti BenQ e tutti i servizi di Centro Friuli? Allora, i prodotti BenQ non sono in grado ancora di consigliarli perché non li conosco, sono qui per vederli. Centro Friuli sì.